Questa gara di recupero valevole per la 22esima giornata del campionato regionale d'eccellenza che vede in campo l'una contrapposta all'altra la Folgore Selinunte di Tarcisio Catanese ed il CUS Palermo di Marco Aprile. Possibilità di distendersi affidata a Giulio Giordano che smista bene il pallone sulla destra per Mattias De Biase. Possibilità di traversone, il pallone che arriva in aria e c'è l'uscita sicura da parte di Gianluca Insenna. Da applausi l'azione della Folgore, ma seria la sostituzione già nel corso di questa prima frazione o meno. Intanto c'è la discesa sulla sinistra con la conclusione alla quale si è opposto con i pugni Alessio Zummo. Ci prova Mamadou Lamingouye, anche se arriva serio sul punto di battuta, il pallone è ancora buono, messo al centro, attenzione, la conclusione sbilenca da parte di Sandello al letto che ha letteralmente graziato la Folgore Selinunte. Serio, all'altezza della tre quarti campo avversaria, c'è la possibilità per andare al tiro, lo effettua la parata a terra sicura di Alessio Zummo. Una buona chance, ma l'azione non è finita, arriva il traversone di Bonino al centro con il colpo di testa di Lorenzo, poi quello di Mamadou Lamingouye ostacolato però. 10 secondi ancora da giocare, parte il traversone di Fricano con Clemente appostato al limite dell'area, Gouye, il pallone che rimane fra i piedi di Clemente, la conclusione, il miracolo di Zummo, salvataggio clamoroso. Due formazioni sono pronte per dar vita ai secondi 45 minuti di gioco con la Folgore pronta, si libera bene Giulio Giordano, lo scambio con Alvaro Di Lorenzo, siamo all'altezza dei 20 metri, parte la conclusione, Insenna para sicuro, predominio delle maglie rosse all'interno dell'area, parte il traversone, il colpo di testa di Buscaglia con il pallone che poi termina al lato, posizione regolare del numero 9 che prova a liberarsi per andare al tiro, il suo destro però è fuori bersaglio. Soltanto due uomini in barriera, a distanza siderale, parte il destro di serie all'interno dell'area, il colpo di testa di Clemente, il pallone che si stampa sulla traversa. C'era la posizione però di fuorigioco. Gioco in favore di Mattias De Biase, parte il traversone all'interno dell'area, salta più in alto di tutti, Sandello a letto, anticipando Giulio Giordano che era il numero 7 che fa fuori Scianni. Ancora è un dribbling, ci prova con il sinistro il pallone che termina al lato di pochissimo ad intercettare questa parabola aerea di Fricano con lo spiovente all'interno dell'area, c'è il colpo di testa, la parata di Alessio Zummo. Riesce a mettere il pallone in avanti per Giulio Giordano, di testa si porta il pallone in avanti Giordano, poi il cross dove non c'è nessuno però pronto ad approfittarne. Corona, ancora avanzata del numero 16, ancora Corona per la vie centrali, potrebbe provare la conclusione, pallone sui piedi di Giordano, sempre Corona, ancora lui all'interno dell'area di rigore avversaria, Corona un dribbling di troppo, finisce giù, attenzione Giulio Giordano, il pallone messo al centro, una sorta di tiro cross radente, nessun giocatore ha seguito l'azione. Sarebbe stato un tap-in comodissimo per l'eventuale giocatore appostato sulla linea di porta. Non c'è più tempo, su quest'ultima emozione finisce il match di recupero fra Folgore Selinunte e CUS Palermo. Al triplice fischio il risultato è di 0-0, un punto ciascuno.